acque dell'oceano. Essere assunti da una banca negli scorsi anni significava essere sicuri del posto di lavoro. La realtà è cambiata, vediamo come, nel servizio di Laura Garofalo. Sportelli che chiudono, piccoli istituti che per sopravvivere si fondono con grandi gruppi, servizi di home banking sempre più utilizzati dai clienti con il computer o con il telefonino. Risultato, il settore bancario in 8 anni ha visto crollare il numero di occupati. Dal 2010 ad oggi sono stati persi, secondo uno studio della CISL, 44.000 posti. Record negativo l'anno scorso, hanno lasciato il lavoro ben 13.500 dipendenti. Nuove tecnologie e riforme del sistema bancario continueranno ad assottigliare il numero dei lavoratori e il timore dei sindacati che chiedono un rilancio dell'occupazione. I dipendenti degli istituti di credito infatti sono passati dai 330.000 del 2009 ai 286.000 dell'anno scorso. Perso un lavoratore su 10 al nord, 2 su 10 al sud. Una situazione, dice il segretario della Federazione Autonoma Bancari Italiani, Sileoni, resa meno pesante dal fatto che i lavoratori in esubero hanno lasciato gli istituti di credito con prepensionamenti oppure pensionamenti volontari. Inoltre il settore, attraverso un fondo per l'occupazione giovanile, prosegue Sileoni, è riuscito ad assumere oltre 17.000 persone a tempo indeterminato. Un ricambio generazionale utile anche tenendo conto dell'evoluzione dei servizi bancari, sempre più tecnologici.